Professor Rovere, a che punto stiamo in Italia per quanto riguarda le tecnologie per smaltire l'amianto? Le cose sono migliorate molto perché una volta c'era solo la discarica. Perché? Perché la discarica era il metodo più economico per smaltire l'amianto. E oggi la tecnica ha permesso di ottenere dei sistemi di inertizzazione dell'amianto, proprio di distruzione, di scomposizione nei componenti, per cui le fibre non esistono più e che sono ancora non solo meno costose, ma vantaggiose rispetto a mettere in discarica il materiale. Perché? Perché questi componenti, alcuni di questi, hanno una ricchezza, sono il magnesio, ad esempio, il nickel, i metalli che sono presenti nella fibra, che possono essere una ricchezza. Non esistono le cave di magnesio, però possiamo estrarre il magnesio dalle fibre di amianto che ne contengono un 40%. Ci sono, e questo credo che sia l'ottica della comunità europea, la quale dice entro il 2020 non devono essere più discariche, non più inceneritori, ma dobbiamo differenziare i rifiuti e ottenere ricchezza, scomporli, ottenere quello che può essere ottenuto da un rifiuto, e c'è tanta ricchezza nei rifiuti che mettiamo sottoterra. Ad esempio nell'amianto, l'Eternit, l'85% è cemento, che non avrebbe nessuna necessità di essere messo in discarica, e solo un 15% sono fibre di amianto, ma per nascondere quelle facciamo discariche enormi per incamerare tutto e lasciarlo lì ai posteri, con il rischio di essere deteriorati questi sistemi di stoccaggio negli anni e creare poi il problema che si inquinano le falde, si rompono queste cose, quando lo si potrebbe trasformare a un costo non inferiore, ma ottenere guadagno economico, benessere, diciamo, materiali che hanno un valore commerciale dagli stessi materiali che noi nascondiamo. Ma questo non vale solo per l'amianto, e lo si può fare per tanti tipi di rifiuti. Quello che abbiamo fatto noi è un brevetto che prevede di usare siero di latte, che è un rifiuto, basta andare nella Campania o nella Puglia e sapere qual è il problema del siero di latte e amianto, e con questi due componenti ottenere una ricchezza, ottenere dell'idropittura, ottenere dei concimi, ottenere dei metalli, e portando un guadagno, tanto che potrebbe in un domani essere opportuno aprire le discariche e togliere l'amianto e trasformarlo. Professor Centro, un altro modo per smaltire l'amianto è quello attraverso, diciamo, la via termica. Lo smaltimento dell'amianto va fatto con riscaldamento ad alta temperatura dell'amianto esistente. Questo riscaldamento ad alta temperatura, 900-1000 gradi, provoca una trasformazione irreversibile dell'amianto in una sostanza che non ha più gli effetti di tossicità che ha l'amianto. Questa è una trasformazione chimica, viene effettuata in un impianto a recupero termico con riscaldamento attraverso metano, e il prodotto finale, oltre a non essere assolutamente più tossico, è utilizzabile attraverso macinazione come diciamo, costituente per l'edilizia e per filler per i sottofondi stradali, e quindi ha un suo utilizzo. È già stato sperimentato questo? Dunque, questo è stato sperimentato prima a livello di laboratorio, poi è stato fatto un impianto pilota, un prototipo che poteva lavorare fino a 5.000 tonnellate all'anno, a fronte di un processo finale che noi prevediamo che potrebbe essere progettato per lavorare 200.000 tonnellate all'anno. Più che costruire gli impianti, di cui abbiamo già tutte le tecnologie, i metodi di progettazione e quant'altro, occorre che le autorizzazioni per fare questi impianti vengano fornite in tempi brevi, e vengono fornite.